un nuovo impianto di potabilizzazione in località Castello di Gressa nel comune di Bibbiena. A realizzarlo Nuove Acque, il gestore del servizio idrico integrato nell'area dell'Alto Valdarno, che ha investito complessivamente 330.000 euro. È un impianto di ultrafiltrazione, quindi con una tecnologia anche innovativa, che consiste in delle membrane che hanno la capacità di rimuovere fino addirittura i batteri, quindi non solo la torbidità in eccesso, ma hanno una porosità così fine da poter trattenere appunto anche i batteri. Questa è l'ultima opera che completa lo schema di adduzione dal torrente Gressa. Negli anni precedenti è stata completamente riabilitata l'opera di presa, ad oggi è telecontrollata, alimentata con una piccola turbina che autoproduce energia elettrica, proprio perché si trova in una posizione qua sopra difficilmente accessibile dai mezzi. Negli ultimi mesi è stata raddoppiata la condotta dall'opera di presa a questo impianto, proprio per poter prendere più acqua di questa buona qualità possibile fino a questo impianto, che la produce e la mette a disposizione non solo per la località Gressa, ma soprattutto nel periodo invernale, quando c'è una produzione elevata, arriva fino al capoluogo nella parte alta, quindi il capoluogo di Bibbiena. L'impianto sarà in grado di erogare una portata media di 5 litri al secondo per un volume giornaliero di circa 400 metri cubi a servizio di oltre 1000 abitanti. Inoltre questa giornata insieme ai nostri bambini ci dà modo di far capire a loro che dietro a quel gesto di aprire l'acqua all'interno delle case c'è tutto un lavoro e comunque anche un progetto di educazione ambientale, perché bisogna iniziare tutti quanti noi con impegno a diminuire il consumo dell'acqua delle bottiglie di plastica, per diminuire anche la creazione di rifiuti plastici e iniziare invece di più a consumare l'acqua dei nostri rubinetti, perché è un'acqua buona, di alta qualità e super controllata.